Amiche ed amici, appassionati tutti, bentrovati sugli schermi di Sportme. Siamo in diretta dal Marullo di Bisconte in Messina per il racconto della 17ª giornata del campionato di eccellenza. Sfida in salsa messinese quest'oggi tra la Messana e il Milazzo, un match importantissimo per entrambe le compagini, può essere la chiave di volta della propria classifica per bagnare al meglio questo nuovo anno che è appena entrato. Gira l'orologio, si parte col primo possesso per la Messana. Recupera le operazioni Bucolo, ancora Bucolo, il lancio sulla corsia Mancina, si posizionano gli avanti del Milazzo. Pallone in mezzo, il colpo di testa che va a fil di palo, ci ha provato Ten Lopez con l'incursione. Riparte a manovrare la Messana. Sulla corsia di sinistra il lancio in profondità, Rando, il tocco di petto, c'è Pantano che agguanta la sfera, ancora Pantano, entra in aria, il tocco in mezzo sul secondo palo, il Gallo ci ha provato di testa, i piedi di Quartarone a dire di no, grossissima chance qui. La firma di Ten Lopez che adesso controlla la sfera, che schizza dalle parti di Sgro, occhio a Sgro che ne può approfittare, Sanne in uscita sul secondo palo, ancora Sanne, finisce giù, c'è calcio di rigore, finito giù Sgro, calcio di rigore per il Milazzo. Vedremo se Sanne riuscirà a ipnotizzare il capitano dei Mamertini. Fischia il direttore di gara, prende la rincorsa con i passi, va a Gatto con il lob, il cucchiaio da parte di Natale Gatto che sblocca così il match 0-1 qui all'Ambiente Stadium di Messina. Avanti ci sono gli ospiti e si accendono subito gli animi e le polemiche. A spazio corso va col lancio in profondità dalle parti di Rando, c'è però Agolli. Rando gli ruba la sfera, ancora Rando, entra in aria, sempre Rando, ce l'ha col destro, prova il primo squillo della sua partita. Emanuele Rando, tutto pronto per ripartire con i secondi 45 minuti. Fischia il direttore di gara, si riparte, destinatario del cartellino, ed eccolo il cartellino verso il numero 4. Mano al taschino di sinistra e c'è il rosso per Corso, ingenuità in questo caso da annotare, Messana che resta in 10. Primo giro della bandierina di tutta la partita per il Milazzo con Isgro, tocco arretrato per Bucalo, ancora per Isgro, il cross in mezzo per Ten Lopez di testa, Sanne con le mani non ha problemi, tocco di presti per il sempre presente Agolli, lo scarico per Isgro, si inserisce Agolli, il tocco in mezzo, occhio a Ten Lopez che non ci arriva di testa, era sfuggito alla difesa, sempre Bucolo, sempre con il mancino a rientrare, ancora Bucolo, palla sul secondo palo, la rovesciata la mette per Ten Lopez, su tutti esce Sanne. Va Misidi, il tocco in mezzo per il colpo di testa di Cannavò, le mani di Quartarone sicure, ancora Santino Biondo in mezzo al campo, cerca di andare via, l'anticipo di Agolli non riesce, Rando, azione che diventa promettente, sono 3 contro 4, buonasera, dietro per Gargiulo, a spazio il tocco in mezzo per Cannavò, la sponda di testa per Rando, chiuso, provvidenziale la chiusura di Trimboli, più viva che mai, Biondo, Misidi, tocco in mezzo per Cannavò, sulla seconda palla c'è Fracapane, prova il gran mancino, presa plastica di Quartarone, Fracapane contro Isgro, buonasera, il tocco in mezzo, occhio che ha preso posizione, c'è il fallo di mano, c'è solo calcio d'angolo detto dal direttore di gara, il tocco di testa di Cannavò era quello giusto, il tocco di mani involontario sicuramente, ma tocco di mani è stato quello di Trimboli. Messana che è in 10 praticamente dall'inizio di questa seconda frazione, fischia il direttore di gara, si va con il mancino, vola Sanne, ha fatto buona guardia in volo plastico, affretta le manovre la Messana, Isaia profondo, c'è Gatto però, fosforo e cervello per il Milazzo, Gatto la sventagliata per Isgro, è quella giusta, occhio a Isgro, il destro che dà soltanto l'illusione ottica del gol, termina sull'esterno della rete, Agolli, lancio in profondità a cercare la spada, Fracapane sul secondo tocco, c'è Isgro che si lancia palla al piede, ancora Isgro,
si ferma, sempre Isgro, rientra, il tocco in mezzo per il colpo di testa di La Spada che chiude virtualmente il match. I tre punti vanno al Milazzo che espugna l'ambiente stadium, mano all'orecchio per il nuovo entrato, La Spada che vuole sentire il rumore dei suoi tifosi, ha raddoppiato il Milazzo. Chance per la Messana, sempre col mancino di Buonasera, sottolineiamo, è entrato molto bene nel match come tutti i cambi scelti da mister Tudisco. Il tocco sul secondo palo, il colpo di testa, arriva il gol di Isaia di testa, riapre questo finale di partita per la Messana, lo spiovente di Buonasera sul secondo palo, Isaia di testa mette alle spalle di Quartarone, riapre i giochi, sono tutti nell'aria, arriva adesso anche Isgro a supportare i suoi, pallone messo sul primo palo, il tocco a prolungare sul secondo, termina giù Cannavò tra le proteste, c'è solo rimessa dal fondo, dice il direttore di gara. Per Barbera sul mancino, ancora Barbera cerca di metterla in mezzo, c'è ancora tentativo, c'è ancora speranza, Barbera la mette in mezzo, non riesce a trovare l'area di rigore, termina qua, fischia tre volte il direttore di gara, è espugnato l'ambiente stadium da parte del Milazzo che portano a casa il match e l'intera posta in palio per 2-1.